Buongiorno ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di questo trasloco. Mi sto esaurendo, come potete vedere casa mia è ancora un casino. Probabilmente per voi non sarà tanto un casino, ma io già solo vedere questa roba mi mette abbastanza nervoso. Comunque faccio vedere i progressi. Qui c'è Gatto Denver, qui sembra che sia praticamente caduta una bomba nel mio studio. Devo ancora recuperare il tappetino. Qui c'è il vostro gattino tutto bianco e un poco arancione. Devo anche fare il semi permanente. Amore mio, guardate quanto sono lunghe le mie unghie, ragazzi, non ci posso ancora credere. Ciao amore mio, sei mio patatino bellissimo? Sei mio gattino tutto dolce? Sei tutto dolce tu? Sei mio gattino tutto bianco? Tanti baci, amore mio. Tanti baci questo gattino. Sì, baci. A lui piace tanto stare su questa sedia qua. Stare su questa sedia, questo è il tuo trono, io lo so. Oggi devo finire di inscatolare queste cose, ragazzi. Voglio inscatolare l'unicorno, la ring light che non uso mai e forse dovrei, e che non riesco mai a vedermi bene quando l'accendo, non so come mai. E devo... Sì, ho capito. Qui stavo svuotando intanto anche questi cassetti, devo buttare via un sacco di roba, tipo vecchi slime, cioè ho di tutto qua veramente. Qui c'è il sacco dell'immondizia, quindi oggi voglio svuotare anche questo. E dopodiché siamo a buonissimo punto. Dovrò ancora svuotare sotto al letto di là, perché mi sono resa conto di avere ancora parecchi vestiti. Non finiscono mai i vestiti, ho sempre tantissimi. E poco fa in realtà non ho filmato prima perché ho fatto colazione, poi ho avuto una call di lavoro di un'ora, poi è arrivato il tecnico della caldaia che è andato via in questo preciso istante letteralmente. Eccola qua, la caldaia funziona, tutto a posto, ho dovuto tirare fuori tutta la roba, comunque tutto a posto, la caldaia funziona perfetta. Ho dovuto fare la revisione, quella annuale solita. Vabbè ragazzi, oggi solito casino, non c'è niente da fare, anzi, cioè in realtà ci sono tante cose da fare, ma sono tutte cose che devo fare a casa, davanti al computer. Ho una story sponsorizzata da girare, ho una mention sponsorizzata da girare e decisamente devo fare tantissimi scatoloni ancora. E poi questa sera invece vado a mangiare sushi con una mia amica che non vedo da tantissimo. L'ultima volta che l'ho vista era per il suo matrimonio, ormai quasi un anno fa, che non ci posso ancora credere, quindi non vedo l'ora di vederla oggi. Sono proprio emozionata, sono strafelice, perché poi tutto questo casino del Covid eccetera, lei poi fa l'infettivologa, potete immaginare che cosa significa fare l'infettivologa nei tempi del Covid, quindi sono veramente molto contenta che sia riuscita a ritagliarsi un po' di tempo per stare assieme questa sera. Quindi ragazzi, sì, spero sempre che questi vlog del trasloco vi piacciono, perché dovrete abituarvici per un po' di tempo, ma questa è la mia vita in questo momento, ragazzi, un disastro. E lo sapete ragazzi quanto per me sia difficile vivere nel disastro più totale, nel casino, ma sto praticamente pensando: Nicole, goditi questo momento, perché deve essere un momento felice, il fatto che traslochi deve essere una cosa bella, e quindi mi sto godendo questo momento nonostante io stia vivendo nel casino più totale. Accendiamo una lavatrice, perché ieri ho lavato le lenzuola, cioè ho cambiato le lenzuola, quindi le laveremo 60 gradi. Pronti? Ok, fatto anche questo. Sono un po' arrabbiata con YouTube oggi perché ho lasciato il video, ve lo sapete, io vado sempre a editare i video il giorno prima rispetto a quando devono essere caricati, perché voglio sempre assicurarmi di essere in tempo, che sia già online e programmato, cioè che sia già sia appunto online ma privato e programmato per le 17:30 del giorno dopo. Quindi ho fatto la stessa cosa la notte scorsa, ho montato il video, l'ho lasciato in caricamento, sono andata a dormire quando già era finito il caricamento ma aveva iniziato il processing, che come sapete, come si dice in italiano, l'elaborazione, che come sapete l'elaborazione non dipende dalla linea, dal tuo computer, ma dipende proprio da YouTube. E sono andata a dormire con il processing allo 0%, mi sono detto ok, di solito ci mette tipo una mezz'oretta al massimo, quindi boh, e mi sveglio ed è ancora in 0%, quindi dopo tipo 7 ore l'elaborazione non era ancora iniziata. Quindi YouTube, che cosa ti sta succedendo? Quindi adesso ho dovuto eliminare il video e sto riprovando a caricarlo con la speranza che
ce la faccia stavolta. È caricato al 78%, ma appunto non è il caricamento il problema, scusate la faccia ragazzi, devo ancora ovviamente sistemarmi, ma appunto siamo al 78%, mancano ancora solo 15 minuti e poi vedremo l'elaborazione come andrà, ragazzi, incrociamo le dita, perché io ci tengo tantissimo ad essere puntuale, lo sapete, ci tengo veramente veramente tanto e mi dà fastidio quando magari rischio di non essere puntuale a causa non mia, ma per cause esterne. Comunque vabbè, YouTube evidentemente sta traslocando anche lui, quindi sono incasinati anche da YouTube, ma che ne so. Comunque ragazzi, vabbè, adesso mi sistemerò e poi iniziamo, continuiamo a fare scatoloni, non iniziamo, perché quello che sto facendo da non so più quanto tempo ormai, mi sembra che questa quarantena si stia prolungando per me, perché non esco di casa, sono sempre in pigiama e preparo scatoloni, ma non vedo l'ora, ragazzi, si sta avvicinando la data del trasloco, sono troppo emozionata, non ci posso ancora credere, non ci posso credere, è talmente bello che faccio fatica a crederci, davvero. Decisamente vi confermo che c'è qualche problema con YouTube, perché sono quasi 3 ore che il video è in elaborazione, ma l'elaborazione non finisce, rimane allo zero, quindi a questo punto non so se riuscirò a caricarlo oggi o se mi conviene direttamente aspettare domani, sempre alle 17:30, non lo so. Io non sono fuoco, sono fuoco, ok. Per il momento lo lascio così. E l'ho messo anche qui, sono qui tutta rannicchiata per stare accanto al modem, in modo che appunto non ci siano problemi di connessione per la distanza dal modem. Ma visto che è qua e visto che ormai l'elaborazione non può essere un problema mio, per forza è un problema di YouTube, quindi lasciamo qui il video ancora un po'. Se poi vedo che non va online, a questo punto lo riprogrammo per domani, con la speranza che funzioni. Non lo so che cos'ha YouTube che non va. Ok ragazzi, questi sono gli sviluppi, ho aggiunto altri scatoloni, non so se riuscite a vedere la differenza, comunque ne ho aggiunti un paio che ho finito. E siamo veramente a super 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 buon punto, perché praticamente non ho quasi più niente da inscatolare, no, ancora qualche cosina c'è. Anche qui in corridoio la montagna sta salendo, ne ho aggiunti altri 2 anche qua, non ho filmato tantissimo ma ho inscatolato tutto quello che era rimasto praticamente. Il mio studio è stato completamente svuotato, ragazzi, guardate che non faccio praticamente più niente. Adesso ho preparato uno scatolone gigantesco con un sacco di trucchi e altre cosine del mio studio. Adesso andiamo a scriverci sopra, come al solito, che cosa c'è all'interno e soprattutto qual è la stanza in cui deve andare questo scatolone. Quindi studio, perché dovrà andare nel mio studio, anche nella stanza, nella casa nuova. E poi scriviamo fragile, che alcuni mi hanno chiesto come mai, visto che scrivo appunto di solito il nome delle stanze, vabbè, studio un po' international, però mi avete chiesto come mai scrivi il nome della stanza in sloveno ma fragile lo scrivi in italiano. Allora ragazzi, fragile e in italiano si scrive così, ma in inglese si scrive allo stesso modo, si scrive appunto fragile ma si legge fragile e significa la stessa cosa, quindi lo scrivo in inglese, che un po' appunto è international come parola, quindi lo capiscono, ma quando ci scrivo fragile o fragile, ecco, mi piace sottolinearlo, non chiedetemi perché, mi sento più sicura così, ok, perché ci sono i miei trucchi preziosi qui. E siamo all'etichetta e allo scatolone numero 109, ragazzi, eccolo qua, pronto anche questo per essere portato direttamente in Olanda. Ok, sono pronta per uscire, ragazzi, prendiamo le scarpe, quelle poche che sono rimaste. Non sapevo neanche come vestirmi, perché praticamente non ho più vestiti decenti, ho inscatolato tutto quanto. Comunque sono pronta e vado appunto a mangiare sushi con la mia amica. A tra poco. Sono qui al ristorante giapponese, ragazzi, che è molto molto bello. Per non filmare gli altri, non filmerò tutto il locale, ma è davvero molto carino. E per ordinare c'è semplicemente questo e tutti i commenti con il cellulare, e la mia amica ha dovuto spiegarmi come fare perché non sono neanche lontanamente capace. Bellissimo. Wow ragazzi, io ho preso 2 sushi salmone normale ed nigiri salmone e nigiri salmone affumicato. Poi abbiamo preso questo roll con le fragole, molto molto bello.
E poi la mia amica ha preso tipo una bowl con il riso e il pesce, così a surprise. E gli è da mame. Eccomi qua mia family, scusatemi se non ho filmato tantissimo durante questa serata, ma come vi dicevo era da secoli che non vedevo la mia amica Cristina, quindi ho voluto dedicarmi a lei e non a filmare il tutto con la videocamera, quindi scusatemi. Sono tornata a casa e ho iniziato a pensare, forse saranno gli effetti dell'alcol, ho iniziato a pensare, metti che io adesso cambio idea col trasloco, cosa faccio? Metti che non mi trovo bene, cosa faccio? Metti che voglio tornare a casa, cosa faccio? Metti che adesso non voglio più trasferirmi, cosa faccio? Ogni tanto mi vengono questi pensieri, anche se in realtà è quello che voglio, però forse è quella paura normale che ti viene quando stai per compiere un passo così grande, no? Quindi penso che sia normale, però ogni tanto me lo dico, oddio, e se poi cambio idea, oddio, e se... perché vedo tutto scatolato e penso che ormai non ci sia più possibilità di ritornare indietro, quindi ogni tanto mi prendo un po' e dico, oddio, però in realtà è quello che voglio, quindi sono felice. Però penso che sia normale, prima di fare un passo così grande, avere forse qualche, non lo so, qualche minimo... non voglio dire ripensamento, dove avrò qualche minimo, qualche un po' di necessità di, boh, non lo so, di convincerti che sia la cosa giusta. In realtà sono strafelice perché non vedo l'ora di vedere la mia nuova casa, non vedo l'ora di vedere tutti i mobili che ho comprato, non vedo l'ora di vedere appunto l'arredamento in sé, come sarà. Sono felice, però ogni tanto ho anche questi pensieri che mi vengono e dico, oddio. Adesso faremo un po' di skincare perché naturalmente devo struccarmi, anche se non mi va mai. La cosa che più detesto di tutta la routine trucco è proprio lo struccaggio serale, come potete immaginare. Penso che sia così un po' per tutti. Questa è l'aloe acqua di Hello Body ed è l'acqua micellare che sto usando da un bel po', perché è il terzo flacone che sto usando. E mi trovo molto bene, devo dire, molto delicata. Ho struccato completamente il viso, ma come sapete faccio sempre la doppia detersione, che è molto importante perché con il primo step si va a togliere il trucco, con il secondo step si va a pulire, a lavare la pelle. Quindi vado ad utilizzare la nuova linea alla rosa di Hello Body. Ho un profumo, ragazzi, pazzesco, non potete capire. Inumidisco un po' il viso e poi vado a passare lo scrub. È molto delicato, quindi è indicato anche come scrub quotidiano perché è super super delicato e non aggredisce la pelle, però riesce a pulire bene in profondità, che se c'è una cosa che io odio sono i punti neri. Ma in questo periodo ho anche un sacco di pellicine, devo dirvi, specialmente sulla fronte, quindi mi sto ritrovando ad usare lo scrub parecchio spesso perché mi danno non poco fastidio. Penso siano dovute un pochino anche alla laminazione sopracciglia che ho fatto, perché mi sono rimaste tipo, non lo so, tipo delle pellicine tutto attorno alle sopracciglia, vabbè. Quindi, primo step scrub fatto, adesso passo al secondo step con il mio Rose Divine. Questo è un siero viso purificante, infatti questa linea è indicata per le pelli miste o grasse, e voi lo sapete che io ho la pelle mista, che è quindi piuttosto secca sulla zona delle guance ma piuttosto grassa sulla zona T. E vado appunto ad applicare il mio siero. Anche questo, ragazzi, ha un profumo di rose che è la fine del mondo. Mi raccomando, sempre molto importante applicare i prodotti viso, sieri, creme idratanti anche sul collo e décolleté. Poi picchietto in modo da far assorbire appunto quello che rimane. Ok, la mia pelle respira di nuovo, è bellissimo, però quando togli il trucco, prima mi lamento, poi tolgo il trucco, sento la pelle che respira e la sensazione mi piace. E poi ultimo step per la nostra routine, vado ad usare Rose Velvet, che è un idratante riequilibrante, quindi anche questo è indicato per le pelli un po' sfigatelle, miste, grasse come le nostre. Vi capisco, ragazzi, vi capisco. Anche questo lo applico su collo, décolleté, anche dietro le orecchie, molto importante, ho scoperto da poco. Massaggio e poi, quando ho massaggiato per bene il prodotto su tutto il viso, vado a picchiettarlo
in questo modo. Ho applicato anche la mia crema idratante per il contorno occhi, come sapete è indispensabile nella mia routine sia mattina che sera, quindi sia per la routine morning che per la night routine, e ho utilizzato la Cara Look di Hello Body. Già avevo parlato di questa crema, la adoro, e guardate quanta me ne rimane del secondo vasetto che utilizzo. Spesso mi chiedete se i prodotti Hello Body, quando ve li faccio vedere tipo in set come questa volta, mi chiedete se sono acquistabili anche singolarmente. La risposta è sì, si possono acquistare sia singolarmente che in set, come preferite voi. Se mi seguite su Instagram sapete che lì molto spesso vi lascio dei codici sconto molto succulenti. Se ancora mi seguite su Instagram fatelo, e oggi ho un codice sconto pazzesco anche per voi che mi seguite su YouTube, ragazzi. Infatti ve lo metterò qua in sovrimpressione, con il codice KISSNEW, ragazzi, avete il 50% di sconto su tutto il sito, con una spesa minima di 79 euro, oppure avete il 40% di sconto, sempre con lo stesso codice, se ne spendete almeno 39. Quindi mi raccomando, ragazzi, se provate questi prodotti, se già li avete provati, fatemi sapere come vi siete trovati. Lo sapete, io lavoro solo con brand, accetto collaborazioni, è più giusto dire che accetto collaborazioni solo con brand che mi piacciono davvero, che in cui credo, che hanno prodotti che io uso, e quindi sono sempre curiosa di sapere appunto se provate i prodotti che vi consiglio come vi siete trovati. Quindi fatemi sapere, mi raccomando. Spero vi abbia fatto piacere questo codice sconto. Ci tengo a ricordarvi anche che io non ci guadagno mai nulla se utilizzate il mio codice sconto, non guadagno su percentuali sulle vendite o cose del genere, quindi è proprio solo per fare un favore a voi, perché può sempre essere utile, insomma un 50% di sconto fa sempre comodo. Quindi questo è tutto per oggi, mia family. Io, aspettate che poi i prodotti che vi devo abbracciare, io vi mando un bacio grandissimo, scusatemi se questo vlog non è stato abbastanza lungo, scusatemi se in questo periodo non riesco a fare tanto altro, ma il trasloco veramente mi sta prendendo un sacco di tempo, un sacco di energie, e la data si sta avvicinando, quindi ormai siamo veramente agli sgoccioli. Pazientate ancora un po' con i miei video, vi prego, che poi vi prometto che non appena ci trasferiamo, perché io non mi trasferisco adesso, voi vi trasferite con me, ok? Cioè, questo deve stare chiaro, che poi appena saremo in casetta nuova sarà tutto molto molto più interessante, vi farò vedere tutta la casa, tutto quanto, la renderemo assieme, ok? Quindi questo è quanto, mia family. Sono emozionata, si vede, ma è tardissimo, devo andare a nanna, anzi in realtà devo mettermi a editare questo video e poi vado a nanna. Bacio grande, mia family, venite qui, datemi un abbraccio forte forte fortissim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 o, e noi ci vediamo domani, mi raccomando, puntuali, sempre le 17:30. Bacio, ciao.